Oggi siamo qui con Andrea Provini, presidente AUSED e Global CIO di Bracco Imaging. Andrea, oggi tutti parlano di Artificial Intelligence e Machine Learning. Dal tuo punto di osservazione privilegiato, qual è il livello di maturità nelle aziende? Come dici, oggi ne parlano tutti, soprattutto chi li offre, però anche a livello aziendale sono termini e concetti che si stanno sempre più affermando. Se ne parla, secondo me, ancora troppo, nel senso che nella mia esperienza, sia associativa che aziendale, quando se ne parla molto, tendenzialmente si è ancora in una fase esplorativa e conoscitiva o di prime esperienze aziendali. E quindi è una fase che in generale prelude invece a un ingresso maggiore in azienda, che in genere poi diventa un momento in cui se ne parla un po' meno e si incomincia a fare di più perché si attendono poi i reali risultati. E quali sono i presupposti per abbracciare questo tipo di tecnologie? Beh, allora, non sono tecnologie semplici da approcciare, perché loro hanno, diciamo così, un background che necessita di competenze che non sempre sono semplici da trovare nelle aziende. Fortunatamente in ambiti come il farmaceutico noi abbiamo una storia in cui tra farmacovigilanza e clinical trials e così via, i data analytics e insomma la gestione del dato è ben strutturata e ha una sua storia. Però ancora oggi, diciamo, questo è un punto di partenza necessario ma spesso non sufficiente, e questo però può essere sicuramente un vantaggio per settori, appunto, che negli analytics ci sono già stati da tempo. E secondo te quali sono le competenze tecnologiche per approcciare il mondo degli analytics? Ah, competenze e skill è un tema, diciamo, molto dibattuto. C'è chi dice che siamo in un momento di grande shortage di skill, che le competenze non ci sono, che in realtà questo è parzialmente vero secondo la mia esperienza. Le competenze ci sono, ma così come le tecnologie in questo momento danno il loro meglio quando sono combinate, insomma, tutto l'Industry 4.0, questa, sono in realtà è un momento storico in cui la combinazione di queste tecnologie sta rendendo il risultato e non tanto la sola presenza, che invece è presente da lungo tempo. E quindi è più la combinatorietà delle competenze che oggi mancano, nel senso che oggi abbiamo dei bravi data scientist, abbiamo degli ottimi conoscitori di machine learning, ma non abbiamo chi riesce a sintetizzare con un linguaggio aziendale, e quindi capace di portare risultati in azienda, tutte queste competenze. È un'esperienza che state facendo voi nel vostro settore? Ah, ce ne sarebbero di tipo diverso. Magari quella che più mi piace ricordare non è tanto nel settore farmaceutico, ma è nel ramo healthcare del mio gruppo. Che abbiamo recentemente sviluppato, che ha riguardato l'analisi dei referti dei pazienti. Noi come azienda nel Centro Diagnostico Italiano, l'azienda del nostro gruppo che si occupa di healthcare, abbiamo cercato di rendere sempre migliore, qualitativamente efficace, il controllo qualitativo dei referti che offriamo ai nostri pazienti, anche perché c'è una certificazione molto importante internazionale che ci qualifica e che continuiamo a cercare di mantenere. In questo l'utilizzo di sistemi di machine learning e di artificial intelligence, tra l'altro basato su tecnologie SaaS, ci ha permesso di passare da un controllo statistico, diciamo, significativamente accettabile a un controllo adesso al 100% di tutti i nostri referti. Questo sta diciamo, diventando un grande aiuto per migliorare la qualità del servizio del centro diagnostico, perché ci permette appunto non solo di valutare la qualità, ma di retroagire su tutte le azioni del nostro centro per ulteriormente incrementare il livello, che è già alto, diventare di eccellenza. Un'ultima domanda, mi piacerebbe avere una tua definizione sugli analytics. Allora, come sai, io da tanto tempo mi occupo di questo e nel tempo ho cambiato un po' idea. Una volta gli analytics era appunto la grande capacità di poter avere tanti dati e di prendere decisioni su una quantità di informazioni tale per, come dire, avere il massimo dettaglio per decidere. Oggi
ho un po' cambiato idea, nel senso che oggi mi sembra che fare analytics significa non solo avere capacità di manipolare grandi quantità di dati eterogenei, profondi, dettagliatissimi, ma riguarda anche la capacità poi di arrivare rapidamente a una sintesi decisionale, e quando dico una sintesi decisionale dico a del valore reale per un'azienda, cosa che anche in passato non era sempre, diciamo così, ma oggi diventa fondamentale. Grazie Andrea.